C'era una volta la villa Peripato, o meglio, la villa Peripato c'è ancora, ma giace in uno stato di assoluto degrado. Guardate qui. Un tempo questa era la gabbia per i pavoni e c'erano questi pavoni fantastici che erano bellissimi, che rappresentavano l'attrazione per chi si avvicinava per grandi e piccini guardate ora che abbandono che tristezza tutto sporco tutto abbandonato e ovviamente non c'è traccia di pavoni ho percorso qualche altro metro vedete altro quadro di degrado qui c'era una struttura Adibita ad altri animali, adibita a pavoni, zero assoluto, erbaccia, sterpaglia, abbandono e ovviamente neanche l'ombra degli animali. Mi sono spostato di pochi metri e qui un tempo giaceva lo stagno con le anatre. Ricorderete, no? Che bello, che splendore! Queste anatre erano tantissime, una trentina, una quarantina che così eh, nuotavano, galleggiavano in questo specchio d'acqua. Guardate ora, guardate che tristezza, tutto spento, non c'è acqua e ovviamente non ci sono anatre. Questo è il degrado realizzato dall'amministrazione Melucci. Questo è il degrado che l'amministrazione Melucci offre e regala alla città di Taranto. È la semina del degrado, è la semina del deserto. Fatevi un giro in varie città italiane e vedete come le ville comunali vengono valorizzate e rappresentano un'attrazione per tutti. Per gli abitanti, per i cittadini, ma anche e soprattutto per i turisti. Qui abbiamo il vuoto, un vuoto cosmico, il vuoto che purtroppo Melucci ha imposto a questa città. E per completare lo stato di estremo degrado in cui eh, si trovano quelli che erano gli spazi eh, per gli animali, Ehm, appunto relativi eh, alla villa Peripato, ci siamo spostati dal lato opposto della villa, all'altezza dell'altra eh, entrata o uscita di eh, piazza Kennedy. Originariamente, questa era una piscina, poi si è trasformata praticamente in una grande, in una mega vasca in cui c'erano eh, pesci e tartarughe. Guardate ora come è ridotta. Guardate un po' voi, sterpaglia, abbandono, degrado. Ecco, questo credo che sia il peggior biglietto da visita che l'amministrazione Melucci dia a chi si avvicina a Taranto. In particolar modo, mi riferisco ai turisti. Beh. Ne dite a questo punto? È il caso che Melucci e compagni se ne vadano a casa per sempre? Penso proprio di sì. Ecco la rinascita che ha seminato Rinaldo Melucci. E per cortesia, volete dimostrarmi il contrario? Grazie.